Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi la domanda è: perché a Agar.io piace così tanto? O meglio, perché è così tanto giocato? Beh, io credo che la risposta risieda soprattutto nell'immediatezza del gioco. Infatti questo gioco è molto semplice, tutti lo possono giocare. Lo date a un bambino, lo date a un grande, tutti sono in grado di giocare a questo gioco. Infatti il giocatore altro non dovrà fare che muovere il mouse e questa pallina lo seguirà. Nulla di più semplice, no? Un altro fattore che dà molto a questo gioco è appunto la componente multiplayer, la quale costituisce una sfida continua per il giocatore, perché altri giocatori in carne ed ossa vorranno appunto inghiottirlo. Combinando quindi immediatezza e semplicità più una componente multiplayer, si crea così un gioco come Agar.io, ovvero semplice, dove tutti lo possono giocare. Lo ammetto, anch'io gioco ad Agar.io, infatti ci gioco quando ho poco tempo e quando appunto non mi voglio impegnare. Ed ecco qui il nostro punto iniziale, ovvero è un gioco immediato, quindi non hai bisogno di impegnarti. Oltre a ciò, un altro elemento molto più là è ovviamente la soddisfazione di stare nella leaderboard, ovvero essere il giocatore con la massa più grande. Quindi ragazzi, che cosa dovete fare quando create un gioco? Dovete appunto pensare alla sua immediatezza e semplicità nell'essere giocato. È una cosa molto importante, è da tenere in considerazione, poiché questo elemento appunto dà la possibilità al creatore di espandere il proprio pubblico. Ok ragazzi, questo era tutto. Più in là magari farò vedere un tutorial su come magari creare un gioco simile ad Agar.io. E ci vediamo alla prossima. Ciao.